signorina può essere accompagnata al suo posto. Con Rina al comando si è verificato un altro passaggio epocale. Negli anni 60 e ancora negli anni 70, fino ai primi anni 80, Cosa Nostra andava a braccetto con la politica, sedeva nei salotti buoni di nobili e borghesi siciliani. Il Corleonese cambia i rapporti di forza, impone la sua legge anche alla politica e infatti fa uccidere Lima e Ignazio Salvo. Poi a Reggio Calabria, 16 mesi dopo essere stato arrestato, se la prende con coloro che reputa responsabili dei suoi guai. Per lui sono tutti comunisti. Io e il governo dico che uno vale l'altro, un governo vale l'altro, i governi sono tutte le stesse. C'è solo uno strumento politico del signor Violanti, ma però c'è sempre il partito, cioè io sono i comunista che portano avanti queste cose, signor Violanti, signor Caselle da Palermo, cioè tutto una combriccola, tutto quello che gira attorno a queste cose portano avanti queste cose. Questo c'è, di questo governo, questo. Se debbono guardare di questi attacchi, cioè comunisti. Ogni volta che si parla dei rapporti tra Cosa Nostra e la politica, Riina si ritrae, cade dalle nuvole. Io vi posso dire che non posso influenzare nessuna politica a Palermo perché non conosco nessun politico, nessun segretario di politici, perché magari conoscesse un segretario. Allora potrebbe pure influenzare tramite il segretario la politica, avvocato. Ciancimino che è di Corleone l'ha conosciuto. Io non conosco Ciancimino perché Ciancimino è forse nato a Corleone, ma non ha mai stato al paese a Corleone. In realtà Riina avrebbe volentieri ucciso anche Vito Ciancimino, che però godeva della protezione dell'altro capo corleonese, Bernardo Provenzano. Come mai suo padre è rimasto vivo? Riina non ha deciso di ammazzarlo. A parte che Riina ha chiesto tante volte. Ovviamente si trovava di fronte un Provenzano che oltre a opporsi cercava di spiegargli il ruolo essenziale di mio padre. Mio padre era un anello di congiunzione di tante situazioni. Mio padre discuteva con Riina come poteva discutere con Gradi, come poteva discutere con la massoneria, con la Chiesa, con le istituzioni deviate, con la politica, con l'imprenditoria. È un anello di congiunzione, un anello di garanzia di un sistema. Riina era, anzi si dice, c'è un passo che si dice, che era diffidente nei confronti di Ciancimino, era diffidente come era diffidente di tanti altri uomini politici e di tanti altri potenti come i cugini Salvo. Massimo Ciancimino ha conosciuto personalmente Salvatore Riina quando andava a trovare il padre a casa. Tra i due non correva buon sangue e Riina ogni volta usciva infuriato dagli incontri con Ciancimino, tanto da prendersela con chi lo accompagnava. Viene lì per un uomo di 1,80 m, lo sbatte in ascensore e gli dice: se la prossima volta io ti dico accompagnami da Vito, perché poi lo chiamava ingegnere quando era di fronte, lo chiamava Vito, e tu mi ci porti, io ti ammazzo con le mie mani. Anche se te lo chiedo io, tu non mi ci devi più portare qua. Quindi usciva infuriato una vez, ma era la tattica di mio padre. Lo conosceva.